Retake, ci siamo di nuovo, eccoci qua. Allora, in questo momento a noi interessa che i nostri amici conoscano una legge fondamentale che pochissimi conoscono e che non a caso è stata pubblicata su una rivista di diritto internazionale. Ci riserviamo in un secondo tempo a fare altre considerazioni. Questa è la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Allora, bisogna dichiarare immediatamente che la legge fondamentale in realtà è la Costituzione, che però, incredibilmente, nello Stato del Vaticano, per una serie di motivazioni che è troppo lungo spiegare, non si può chiamare Costituzione, perché essendo uno Stato teocratico, in realtà non ci può essere la Costituzione. Non ci può essere la Costituzione. La Costituzione prevede che esistano delle leggi, delle norme, che in un modo o nell'altro passano attraverso il consenso popolare. Perché si chiede appunto un consenso popolare. La condivisione. Una specie di condivisione. Quando in Italia fu voluta la Costituzione, la prima Costituzione è quella di Carlo Alberto. Quella del 21. Esattamente. Carlo Alberto rilasciò questa Costituzione su richiesta forte dei rivoluzionari italiani, quali per poter chiedere questo avevano fatto parecchi moti e molti ci hanno lasciato la pelle. E in quel momento quello Stato, cioè lo Stato del Piemonte, ha in qualche modo, ancorché non esistesse in realtà un'opinione pubblica capace di condizionare le decisioni del re, tuttavia il re in ogni caso doveva tenersi alla Costituzione. Questo è il punto essenziale. Non so se i nostri amici l'hanno capito, ma lo voglio ripetere. È come il cittadino che, dovendo fare una causa, va davanti al giudice e non può che riferirsi alle leggi vigenti, perché se non ci sono le leggi vigenti, tu non puoi andare davanti al giudice. È un caos amministrativo e giudiziario. A parte il fatto che in Italia c'è il caos amministrativo e giudiziario, perché questi fanno quello che vogliono, mettono in libertà un assassino e danno 7 anni a Berlusconi, ma comunque a parte questo, il resto è quello, tu devi fare comunque riferimento, sennò non c'è nemmeno comunicazione. Allora, la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, essendo questo uno Stato teocratico e monocratico, non può essere una Costituzione. Che è oggi, calata dall'alto, esatto, un ordine calato dall'alto. Che oggi richiederebbe comunque il voto. Tant'è vero che si parla appunto di Costituzione dell'Unione Europea, non lo fanno mai perché richiederebbe il voto di tutti i cittadini, i quali tassativamente direbbero tranquillamente andare no, a fare in culo. No, appunto, al 90% no. E allora i primi tentativi di elezioni che sono stati fatti in relazione agli accordi che di nascosto dei cittadini sono stati presi dai vari stati, nel momento in cui poi hanno chiesto l'approvazione, questa approvazione i cittadini non l'hanno mai data. Guarda i francesi per esempio per l'entrata dell'euro o anche altri. Allora, la nuova legge è fondamentale della Città del Vaticano. Articolo primo. Il Sommo Pontefice, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Conta solo lui. Qualche amico si potrebbe chiedere per quale ragione hanno inguattato Benedetto XVI. E la risposta è qui. Siccome lui è la pienezza dei poteri, lui è responsabile di tutto quello delle porcate che sono venute alla luce in tutto il mondo a nome suo. Ad esempio i 5.000 preti pedofili americani. Esatto. Che gli hanno sequestrato la diocesi di New York, tu non ti ricordavi l'altra volta, era la diocesi di New York, con 5 miliardi di dollari da pagare. Da pagare. Allora, e che il Vaticano ha pagato. Fino a un certo punto però. Comunque sia, il giudice italiano che a base di normative europee ha tentato di commissariare il Vaticano, si è trovato di fronte a un Papa che non c'era più, perché non c'è, dice dov'è il Papa? Era lui, ma adesso fa il cordone. Sì, dice è andato via. Dice ma dov'è? Dice, ma in un qualche convento a baciare i cordoni. Non lo sappiamo. Dice adesso ce n'è un altro e quando vanno il giudice va
va lì, che vuoi, io non sono responsabile, io mi chiamo Francesco. Ok, vabbè, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo. Durante il periodo di sede vacante gli stessi poteri appartengono al collegio dei cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza. È un commissariamento, insomma. Salvo che esse siano confermate dal sommo pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica. Della legge canonica. Guardate, cari amici, queste sono dichiarazioni molto importanti. E questo mi fa venire in mente certe congreghe cattoliche che si chiamano sede vacantisti, i quali, siccome dicono che a norma del Vaticano II il Papa che è stato eletto non può essere Papa, perché il Vaticano II ha travisato la tradizione della Chiesa, loro dicono che qui è sempre una grande sede vacante, con beneplacito, no? Capito? Per cui anche questo è un bel giochetto, perché a un certo punto un benedetto sedicismo qualsiasi potrebbe dire: guarda, che una sede vacante, io non c'entro niente, piglietelo con i cardinali. Se fa così. Andiamo avanti, che mi interessano gli articoli 3 e 30. Articolo 2. La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato. Quindi quando il Sommo Pontefice Francesco I va a Lampedusa, ci va come capo di uno Stato, non ci può andare come sommo sacerdote, perché se no ci voleva andare come sommo sacerdote. Non diventava Papa. Appunto, no, ci mandava un sommo sacerdote, ci mandava un vescovo, certo, o anche alla peggio un cardinale, il vescovo di Trapani, che è competente per territorio. Certo. Quindi questo per annunciare alcune altre cose che diremo. Articolo 3. Il potere legislativo, salvi i casi che il sommo pontefice intenda riservare a sé stesso ad altro istanze, è esercitato da una commissione composta da un cardinale presidente e da altri cardinali, tutti nominati dal sommo pontefice per un quinquennio. E se vuoi la soluzione, bascia sto cordone. Faccio pure sto cordone. Il caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal primo dei cardinali membri. Le adunanze delle commissioni sono convocate e presiedute dal presidente e vi partecipano con voto consultivo il segretario generale e il vice segretario generale. Saltiamo all'articolo 30 prima di chiudere questa intervista. Non c'è l'articolo 30. Male. Non c'è l'articolo, c'è l'articolo 20, fino all'articolo 20, sono 20 articoli. Che cosa? Allora, non mi ricordo che era il 30, allora se mi cos'era? Ricordo male. In relazione a? Al clandestini. No, quella è una normativa interna, non c'entra niente con lo statuto. Non può essere nello statuto. È una legge interna, certo. Vabbè. È una legge interna. È diritto canonico. Quello è diritto canonico. Forse è il diritto canonico. E questa è Costituzione. Sì, vabbè. Probabilmente mi sono confuso. Sì, va benissimo. È importante questo discorso dei clandestini perché ci interessa personalmente. Noi che siamo clandestini in patria, fra poco siamo noi clandestini. Gli altri sono legittimi. Quando andremo al potere noi, dovremmo fare una legge che prevede che uno deve avere il cognome italiano, sì, con italiano, non sì, filippino, certo, o cinese, sì, ma italiano da almeno 3 generazioni. Quelli sono italiani, gli altri sono immigrati, sono più o meno clandestini, ma sono immigrati. Articolo 12. Il bilanci preventivo e consultivo dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato. Quindi il Sommo Pontefice risponde dei bilanci e anche delle banche, esattamente. Marcinkus è stato fatto sparire dalla circolazione per 15 anni e si è ritrovato
a Boston, a Chicago, a Chicago, dove c'erano i suoi compari, la sua bella villa, di Al Capone, la sua bella villa con piscina, certo, e dove faceva tutto fuorché il prete, esattamente, oltretutto, meno male, che aveva almeno ad un certo punto gli è stato detto: stai, fatti i fatti tuoi, perché sennò campi poco. Esattamente. E almeno lui ha avuto il buon gusto di dire tutto faccio con estraniarsi. L'ultima cosa, però, non questo. C'è stato nessuno dei papi che nel frattempo si sono alternati che abbia detto o sia stato inquisito, come invece adesso è stato fatto con Benedetto. Ma lui, essendo della prelatura papale, perché era un opus deista, e quindi era coperta, aveva la copertura massima, questa è stata la ragione per cui lo Stato italiano non ha potuto arrestare il buon Marcinkus. Capito? Articolo 16. In qualunque causa civile o penale e in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame. Allora, ti voglio dire una cosa che apparentemente non c'entra niente con quello che diciamo, abbiamo detto adesso, ma in realtà le fila che muovono gli eventi in questo momento sono tutte concatenate. Allora, è uscito fuori, tu lo sai che Francesco Bergoglio ha istituito una commissione d'inchiesta, esatto, composta da 8 saggi. Sì. In questi 8 saggi c'è una donna, una bella donna fra l'altro, calabrese, che l'unica cosa che si sa che abbia fatto di diciamo notevole questa signora è una lettera in favore di un personaggio che in questo momento non mi ricordo neanche che era, dove lei perorava una determinata causa che non mi ricordo esattamente quale fosse. È qualcosa che ho letto così, come si dice, vabbè, non mi viene in mente, vabbè. Ho visto molto di sfuggita. Tra le righe, su. Tra le righe, ecco. Quindi, questa signora, vorrei capire da chi e con quale titolo e perché e con quale merito e metodo è stata, diciamo, optata, o è stata cooptata, è stata intrusa, no? Come si dice, sai che c'è il famoso aceto dei 7 ladri. per non fare, cioè, non ho capito con che metro è stato possibile fare paragone fra i 60 milioni di italiani, sì, tirare fuori questa tizia. E il miliardo di credenti cristiani tirare fuori questa tizia. Certo, è una che prega di più. No, secondo me è qualcuna che ha dei... delle raccomandazioni? No, si dice che sia molto concatenata a Letta, all'Opus Dei, a Sant'Anna, eccetera, eccetera. La Santa Università. Benissimo. E sono lì che decidono. Degli affaracci loro, sempre versandosi ciascuno una goccetta di aceto dei 7 ladri. Troppo bella. Ciao a tutti.